Radio Sud. Mattina, 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 mattina. Punto Sud Mattina con Paola Cretini. Pronti ad aprire un nuovo collegamento telefonico con la seconda nostra ospite di oggi. Do il benvenuto su Radio Punto Sud a Musa. Ciao Musa. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qua. Buongiorno, bentrovata su Radio Punto Sud. Musa, abbiamo appena ascoltato i Pooh, la loro storica Chi fermerà la musica. Tu sei giovanissima, chi fermerà la musica, Musa? Bella domanda, secondo me nessuno fermerà mai la musica. Troppo importante. Io dico sempre che un mondo senza musica non si può proprio immaginare. In realtà a dirlo era Eros Ramazzotti, però è una frase che assolutamente faccio mia. Hai ragione, no, la penso pure io, è impossibile. Troppo importante per questo mondo la musica. Assolutamente sì. Musa, dicevo, tu sei giovanissima. A vedere le foto mi ricordi tanto una giovanissima, appunto, Avril Lavigne. Infatti lei è una delle mie idole, si nota un pochino. Un pochettino, sì. Diciamo che lo stile lo ricorda moltissimo. Anche nella musica, ti ispiri molto a lei? Sì, molto. Io faccio pop punk e lei è stata una delle mie prime fonti di ispirazione quando avevo 10 anni, 9. Quindi sì, moltissimo, io l'adoro. Benissimo. Leggo che siamo a Pavia, giusto? Sì, io abito nelle zone delle campagne di Pavia. Oggi siamo proprio nel nord Italia, anche i tuoi colleghi che ho intervistato prima erano nella zona di Verona, mi raccontavano che c'è un bel tempo da quelle parti. Qua insomma nuvoloso. Vabbè, ma a noi poco ci importa, perché quando c'è la buona musica siamo sempre di buon umore. Musa, parliamo di questo tuo singolo che è uscito da pochissimo, che si chiama I Don't Love You Anymore. I Don't Love You Anymore uscirà il 6 ottobre, quindi tra pochissimo, ed è stata una delle prime canzoni che abbia mai scritto, e riguarda appunto una delusione d'amore, appunto finita male, però con questo senso di liberazione da questo peso emotivo grande, e da questo senso di liberazione da una relazione un po' tossica, un po' finita male, che ti porta a uno stato emotivo, ti butta giù, ti porta a uno stato emotivo molto triste. La storia di tantissimi tuoi coetanei. Esatto, io cerco sempre di ispirarmi un po' al mondo, cioè di chi ha la mia età, adolescenziale. Certo. Comunque. Certo. Bene, la tua storia con la musica quando comincia invece? Comincia da quando ero piccolina. Io ho sempre amato cantare, ballare, poi ho iniziato a fare lezioni di chitarra, poi di canto, ho fatto il liceo musicale e adesso sto facendo il conservatorio, quindi i miei studi sono sempre improntati sulla musica. Sì. Benissimo. Esattamente. Come ti senti? O meglio, raccontami se hai avuto esperienze già davanti a un pubblico. Allora, sì, qualche volta suoniamo live. Io ho suonato molto di più live in acustico, quindi set molti piccoli, chitarra acustica, magari la batteria con qualche pezzo, solo casse rullante, però comunque le ho avute anche le mie esperienze, e diciamo che alcune volte è un po' molto ansioso la situazione. Sì, perché io dico sempre che forse è meglio suonare davanti a un pubblico di 10.000 persone, perché ti perdi un po' nella folla. Invece se sei in un pub, in un bar, in un locale, comunque non ci saranno mai così tante persone. Quindi li devi guardare negli occhi, vedi le loro espressioni, che cosa... Dice un contatto molto diretto. Sì, molto, e quindi è diverso. Io ho a che fare con delle persone che magari non mi conoscono nemmeno, quindi devo piacerli con la mia musica in qualche modo. Beh, però sicuramente arrivano delle vibrazioni molto importanti. Sì, vabbè, suonare live è una cosa per me meravigliosa, bellissimo. È veramente molto diverso da quando magari... suoni, non so, con delle basi, tipo al karaoke, molto diverse invece se suoni con una band davanti appunto a un pubblico,
o magari se vai in studio a registrare è molto diverso, perché lì sei solo te, non ti sente nessuno, sbagli qualcosa, vabbè, la rifacciamo, invece certo. Lì deve essere buona la prima. Esatto. Quindi Musa, tu mi dicevi, muovi i primi passi nel mondo della musica già veramente da piccolina, e le esperienze live, e come è stato invece entrare per la prima volta in uno studio di registrazione? Bellissimo, a me piace tantissimo, proprio mi sento come se fossi a casa lì, mm-hmm. Mi piace, mi diverto, certo è più difficile perché mi rendo conto che devo essere quasi perfetta. Cioè devo essere, magari live qualcosa la sbagli, certamente non si può essere perfettissimi, certo. Intonazioni, magari qualche volta cala un pochino, invece in studio. Beh, mi rendo conto, succede anche alle star, voglio dire, quindi sì, cioè, siamo umani, per cui il margine di errore ci sta. Infatti a me è una cosa che un po' mi tormenta questo, io vorrei essere perfetta, però vuole anni e anni, sicuramente poi non è neanche detto che ti arrivi a quella perfezione che si spera. Non è un po' noiosa la perfezione? Però mi piacerebbe. Io sono sempre cresciuta con dei cantanti che, per esempio, nel pop punk, mm-hmm. non è proprio un requisito essere perfetti vocalmente, sì. Magari i Blink live non sono proprio perfetti, esatto. sì. Però magari, non so, essendo che mi sono sempre sentita un po' inferiore agli altri a livello musicale, vocale, ho questo pallino in testa che devo essere almeno perfetta nell'intonazione, così posso superare qualcuno. E invece ti svelo un segreto, Musa. L'imperfezione è quella cosa che ci rende così particolari agli occhi degli altri, e rimaniamo nel cuore degli altri proprio perché abbiamo quelle particolarità. È vero, i difetti in una persona sono o li odi o li ami. Ma no. Io spero che qualcuno li ami. Ma no, non parliamo di difetti, parliamo di particolarità, di imperfezioni che sono anche molto, molto belle da vedere nelle persone. Tu pensa, se fossimo tutti quanti uguali? Ah, no, certo. Assolutamente. Sarebbe una noia. Appunto, una noia. Appunto, ma io invece vedo, avverto questo invece anzi di te, che sei una persona, un artista molto meticolosa, che tiene particolarmente a quello che fai, allora vuole dare il massimo. Sì, certo, questo sempre. Ecco, inquadrato in quest'ottica è un altro discorso, e ti auguro veramente tutto il meglio, Musa. Io adesso ti chiedo invece di dire ai nostri radioascoltatori dove poterti trovare e come seguirti. Io sono dovunque, qualsiasi digital store, quindi Spotify, Amazon Music, Apple Music, qualsiasi loro hanno o usano, io ci sono, appunto, col nome Musa, se mm-hmm. vogliono cercarmi, se no anche su Instagram sono I am not Musa, mm-hmm. Facebook uguale, TikTok uguale, I am not Musa, quindi ci sono dovunque. Perfetto, Musa, evviva le imperfezioni, evviva la buona musica. Io ricordo sempre in conclusione delle chiacchierate, insomma, che faccio con i vari artisti, di iscrivervi al nostro canale YouTube, perché poi vi arriverà la notifica della pubblicazione di questa nostra chiacchierata. Certo, sicuramente. Okay. Allora, è stata gentilissima. Ma grazie a te davvero. Un abbraccio, Musa, e buona musica. Ci ascoltiamo adesso Musa su Radio.Sud con I Don't Love You Anymore. Grazie, ciao Musa. Ciao, grazie.